Scade il 30 aprile bando, si spera che ci siano anche più compagnie interessate ad acquistare l'aeroporto di Salerno. Ma noi lo speriamo, speriamo però di avere anche un altro dato in questo periodo. Veda, noi siamo in una provincia in cui chiude ormai una fabbrica alla settimana, in cui i giovani emigrano e in cui abbiamo un turismo che è letteralmente inesistente perché dura 2 mesi l'anno. Noi speriamo che in questo mese ci sia una presa di consapevolezza del territorio, di tutte le sue istituzioni, perché ormai non si può più scherzare. L'aeroporto è una priorità di questa provincia, è l'unica infrastruttura che può far fare a questa provincia un salto di qualità in termini di sviluppo e anche in termini culturali per avvicinare i nostri giovani all'Europa e al mondo. Speriamo che ci sia questa consapevolezza e che tutti ci accompagnino in questo mese per raggiungere dei risultati importanti. Nel primo bando c'era un'importante compagnia, cioè dico, l'interessata ad acquistare lo scalo salernitano, poi i soliti intralci, possiamo dire, della burocrazia italiana hanno sconsigliato, insomma, questo colosso americano, no, ad investire. L'Italia ormai è un paese in cui gli investimenti stranieri fuggono. Fuggono perché non diamo alcuna certezza agli investitori in termini di procedure burocratiche e in termini di quel che succede dopo l'approvazione di un'opera. Questo vuol dire che siamo completamente avulsi ed estranei ai grandi flussi finanziari che esistono nel mondo, perché nel mondo c'è tanta liquidità. Noi saremmo il paese che può attrarla in maniera più agevole per le bellezze che abbiamo. Ma tutti fuggono dall'Italia perché non diamo alcuna garanzia. Questa è una lezione importante dalla quale spero che le istituzioni sappiano trarre profitto, cambiando le regole del gioco, altrimenti noi saremo destinati ad essere sempre più poveri. Nell'ipotesi sciagurata che questo bando non desse i risultati aspettati, cosa accadrà per l'aeroporto di Salerno? Guardi, per quanto riguarda la Camera di Commercio, il Presidente Arzano è stato molto chiaro, sottoporrà lo stato di avanzamento dell'iniziativa al Consiglio Camerale entro il 30 giugno. Anche per questo abbiamo voluto accelerare sul secondo bando per avere i tempi per poter poi discutere in maniera adeguata e con tutti i dati possibili con i colleghi in Consiglio Camerale. Quel che accadrà io non posso anticiparlo perché naturalmente è una decisione collegiale degli organi, dei soci che ancora partecipano al consorzio e quindi in particolare Camera di Commercio e Provincia. Potrebbe esserci però fra le ipotesi anche la dismissione dello scalo. Guardi, le ipotesi sul campo sono tutte. C'è un dato che potrebbe diciamo, essere dirimente nel proseguo dell'iniziativa, è lo sblocco dei 49 milioni di euro che l'intesa istituzionale quadro firmata tra Regione Campania e MIT assegna all'aeroporto di Salerno senza però individuare la fonte finanziaria. Se in questi 30 giorni questi fondi dovessero essere finalmente sbloccati come ci auguriamo, come speriamo e come stiamo lavorando ormai però da troppi anni, questo sarebbe un fattore fondamentale di incentivo alla partecipazione al bando. Per questo voglio lanciare un appello a tutte le istituzioni, dai comuni alla provincia, alla regione, al ministero, al governo, perché facciano dell'aeroporto di Salerno il punto prioritario di azione, almeno per i prossimi 30 giorni.